una sera avevo il segretario di fare la festa. Buonasera a tutti. Sì, no, beh, la ritiro, ma ritiro non perché, diciamo, c'è il punto vostro dopo sotto i due. La ritiro perché è semplicemente vergognoso che oggi, proprio scadono gli 11 mesi che noi abbiamo presentato questa mozione qua. Cioè, credo che 11 mesi sia un tempo biblico, insomma, per discutere di una mozione o di una proposta di, diciamo, proposta o come volete dire. Il fatto è che, come ripeto, insomma, qua l'ho protocollata, ma sono anche stampata perché non avevo ricordo di questa mozione. L'ho protocollata l'11 gennaio di quest'anno, l'altro ieri erano 11 mesi. Che dire? Per noi era una vergogna, insomma, perché noi a marzo avevamo dato la disponibilità, però sinceramente pensavamo in tempi un po' più celeri, insomma. Dopodiché, insomma, non siamo più stati contattati, siamo stati solo contattati una volta sola, io e l'assessore Quattroneri siamo andati a parlare con l'ex, ormai l'ex preside, e poi insomma, non ho più sentito nulla, quindi ho dato per morta la questione, perché, insomma, anzi, ho fatto anche un'interrogazione all'assessore Quattroneri per sapere che fine abbia fatto, appunto, che fine avesse fatto appunto questa mozione. Ma insomma, voglio dire, va bene, io la ritiro, ma non perché la ritiro, perché nel senso, ormai di discuterle ormai non ha più senso, anche perché voi la bocciate, perché sennò non avreste mai messo al punto 2 quello vostro, che poi vedremo, perché ci sono delle perplessità su quello vostro, o meglio io ho avuto delle perplessità su quello vostro. Mi dispiace, noi abbiamo sempre proposto tante cose e le proporremo ancora, non ci fermo certo, questo tempo enorme, insomma. Mi dispiace, sai, sindaco, perché pensavo che vi facevate più attivi su questa cosa che è appunto trasversale, non solo del movimento, o tua, o mia, o di chi può essere. Comunque io ritiro la mozione, dichiarando appunto che 11 mesi sono un tempo vergognoso, insomma. Ah, io capisco il tempo, però io credo che il punto 2 darà risposta anche a queste perplessità del consigliere Moleschi, in quanto poi il ritardo non è dovuto a inerzia o meno, ma è dovuto a una procedura che è iniziata, cui mi risulta che sia stato coinvolto anche lo stesso consigliere Moleschi, che ha visto poi il coinvolgimento del comune di Sorgà, che ha visto anche il coinvolgimento poi dell'istituto complessivo. In questo senso
credo che poi l'Inter possa dare risposta anche a una perplessità seppur legittima del consigliere stesso. Quindi prendiamo atto del ritiro, siamo al punto 2, legge 285 8 agosto, esplorazione del regolamento del consiglio comunale dei ragazzi del comune di Nogara. La parola al consigliere Cotolini. Assessore Cotolini, scusa. Anche consigliere comunque. Se sempre consigliere. Allora, niente, allora, stasera sera appunto diamo l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Questo, come accennava prima il sindaco, nasce ed è frutto di un processo, diciamo così, di condivisione tra l'amministrazione comunale di Nogara, l'amministrazione comunale di Sorgà e l'Istituto Comprensivo. In questo è giustificato anche il fatto che sia passato qualche mese, tuttavia io penso che è la prima volta che è stato con il Comune di Nogara, quindi dobbiamo guardare, insomma, così come dei ragazzi ci sono più o meno da 20 anni, quindi potremmo dire che 20 anni ritardo a Nogara da questo punto di vista. Comunque va bene. E per quanto riguarda il regolamento in se stesso, dicevamo, abbiamo voluto che ci sia la massima condivisione da parte dell'istituto scolastico, perché il Consiglio Comunale dei Ragazzi andrà attivamente a entrare anche nella vita scolastica, soprattutto con degli scopi educativi e civici, e quindi ci sembrava opportuno e giusto rivolgere la presidenza. Quest'estate si è saputo che era diciamo così, in corso un cambio di presidenza, quindi ci sembrava anche giusto aspettare un attimo e poi interfacciarsi con la preside non appena si fosse insediato. Se il preside si è insediato a settembre, noi siamo a dicembre, quindi diciamo così, abbiamo 3 mesi da fare il regolamento, mi sembra un tempo buono perché comunque abbiamo avuto più incontri, c'è stata una serie di condivisioni e c'è stata anche una serie di diciamo così, di approfondimenti sul regolamento stesso. Infatti abbiamo recepito come amministrazione comunale sia di Nogara che di Sorgà, che tra l'amministrazione comunale di Sorgà, con la quale in questo momento ringrazio anche l'assessore Treniago, Barbara Treniago, per la collaborazione che ha dato, ha approvato circa 10 giorni fa questo regolamento. Ecco, volevamo proprio andare su questa massima condivisione, perché? Perché l'istituto scolastico di Nogara e di Sorgà sono assieme. Quindi abbiamo detto che un'ottica di intercomunalità che sarà in futuro sempre maggiore tra il comune di Nogara e Sorgà soprattutto, e questo poi andremo a vedere anche nelle periodi successive riguardo per esempio anche i servizi sociali e altri servizi, ci sembrava giusto andare ad approvare lo stesso regolamento sia a Nogara che a Sorgà. In questo, se volete, io posso, non ho nessun problema per leggere qualche punto che secondo me è fondamentale. Ed è anche, insomma, va un po' a significare quello che è il senso di questo lavoro che è stato fatto. Per esempio, sul primo articolo si dice che l'obiettivo principale del Consiglio Comunale dei Ragazzi è quello di reintrodurre all'interno della scuola secondaria del primo grado un percorso formativo di educazione alla cittadinanza. Questo che credo che sia una cosa fondamentale. Purtroppo negli ultimi anni i programmi scolastici hanno sempre di più mortificato magari la parte dell'educazione civica, con questo si vuole introdurre un percorso di cittadinanza, di conoscenza delle istituzioni, di far già conoscere i ragazzi all'età delle medie, perché questa è l'età, la fascia d'età che va a interessare i ragazzi, farli conoscere quali sono gli strumenti della democrazia. Poi un altro punto fondamentale, e questo è proprio nell'ottica della intercomunalità che abbiamo voluto dare in questo regolamento, è che l'articolo 5,5 del Consiglio Comunale dei Ragazzi implementa in relazione all'amministrazione comunale o all'amministrazione di Nogara e Sorgà in seduta congiunta. Cioè noi abbiamo lasciato la possibilità che possa esserci una seduta congiunta tra l'amministrazione comunale di Nogara e di Sorgà, visto che noi dobbiamo ragionare sempre di più su una logica di un unico territorio, e quindi penso che anche questa possibilità sia una buona opportunità per i nostri paesi. Poi nell'articolo 6, volevo segnalarvi una modifica che è stata concordata in conferenza dei capigruppo, soprattutto quando rivolgo al consigliere Olivieri che aveva proposto tale modifica, che all'articolo 6, punto B, dice che svolge le funzioni di coordinatore e di osservatore, c'era scritto dalla persona iniziale senza facoltà di voto ma con diritto di esprimere il loro parere, invece giustamente
mi piaceva notare il consigliere Olivieri che è senza diritto di voto, ma con la facoltà di esprimere il loro parere. Quindi ecco questo, invito a modificare questa parte, così come è stato concordato. Poi importante anche secondo me il coinvolgimento delle scuole primarie, perché le scuole primarie non saranno rappresentate con consiglieri, perché abbiamo inteso anche col preside che secondo noi la fascia d'età più indicata era proprio quella delle medie, perché comunque magari i ragazzi sono già più consapevoli, però già dalla quinta elementare si vuole introdurre comunque una serie di lezioni ad hoc per spiegare quello che poi sarà l'anno successivo, l'impegno che vedrà protagonisti i ragazzi, insomma. Anche sulle tematiche è stato un punto comunque nella quale è stato coinvolto il preside, nel quale si è suggerito per esempio di inserire anche l'UNICEF per l'infanzia. E la modalità di lezione abbiamo voluto semplificare al massimo, in quanto abbiamo voluto inserire il fatto che ci sia praticamente l'elezione di due rappresentanti per ogni classe, senza fare liste e tante diciamo così complicazioni, perché per il semplice fatto che il preside lui viene dall'esperienza di Casaleone, dove c'era un consiglio, dove c'è ancora un consiglio comunale dei ragazzi, con però appunto con la modalità molto simile a quella di elezione molto simile a quella degli adulti, ovvero con le liste e tutto. Lì ha detto il preside, è una cosa molto difficile da gestire, nella quale poi in realtà si perdeva anche molto il senso, perché comunque vedeva addossato su di sé tutta l'organizzazione e quindi diventava tutto troppo farraginoso, quindi abbiamo voluto semplificare un po' il sistema di elezione da questo punto di vista. E, indicativamente abbiamo messo che dovrebbe essere eletto il Consiglio Comunale entro fine ottobre di ogni anno, tuttavia quest'anno chiaramente andando ad approvarlo a dicembre abbiamo messo come data di scadenza per l'elezione il 31 gennaio 2013 come norma transitoria. Ecco, questi erano un po' secondo me i punti principali. E, per quanto riguarda alcuni punti, diciamo così, che va a toccare con sempre una delle ragazze. Allora, secondo me se qua un rispetto intanto del programma elettorale, perché questo l'indizione del consiglio, diciamo, l'introduzione del consiglio di comunale dei ragazzi, che era il nostro programma elettorale. Un percorso di condivisione tra istituto scolastico e comune di Sorgan. E poi anche una cosa che mi ha fatto sapere pochi giorni fa il vicepreside, che è stato dato già un parere favorevole da parte del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti su questo regolamento, quindi insomma è piaciuto e ha detto che per loro va bene. Insomma. Questo è quanto, quindi insomma chiedo che ci sia la più ampia condivisione su questo, insomma aperti poi anche a chiaramente se ci sono delle domande o delle specificazioni. Prego. Ma sicuramente è un percorso positivo, in quanto, diciamo, anche come hai detto tu Marco, hai sottolineato il concetto di educazione civica, no? Che alla fine è un concetto che sta quasi quasi sparendo nelle scuole di secondo grado. E quindi introdurlo tramite queste formulazioni a nostro avviso è abbastanza, è una cosa positiva. Sai che abbiamo partecipato anche noi come gruppo per quanto riguarda, diciamo, la formulazione di questo comitato di ragazzi. Mi spiace, ma devo dire però che diciamo, l'iniziativa è partita da Mirko e ci siano stati questi tempi di attesa rispetto a quanto è stato richiesto dal consigliere, mi è abbastanza lunghi da questo punto di vista. Come dicevi tu, è un percorso che è stato anche, diciamo così, approcciato dalla parte della docenza, quindi il discorso che dicevi di due, cioè senza fare lezioni, non c'è neanche sotto il sindaco, no? Alla fine ci siamo chiamato coordinatore, anche già insomma il nome. Anche questo è un segmento presto. E poi anche per le tematiche che vengono trattate, perché si parla di ambiente, ecologia, scuola, cultura, giochi, sport, tempo libero, solidarietà, UNICEF, stabilità e sicurezza stradale, sicuramente magari sono anche molti temi che non vengono completamente trattati all'interno delle scuole, quindi diciamo che come
forse un po' un tipo di domanda che può sorgere è relativo all'articolo 4 dove c'è la nomina del cosiddetto facilitatore designato dall'amministrazione. Ecco, qui vorremmo capire con che modalità e quando viene nominato, perché è un punto un po' buttato lì, si dice almeno il numero uno facilitatore designato dall'amministrazione, questo è un punto di domanda che facciamo noi, ecco, quando verrà nominato e eventualmente con che modalità e chi andrà a nominare questo facilitatore, ecco, sia, e poi eventualmente se è nominato. Sarà concordato penso con la presidenza, dovrebbe essere una persona, potrà essere anche un consigliere comunale oppure una persona esterna, magari un professore in pensione o chi per esso che comunque sarà concordato anche con. Spero che sia concordato con la minoranza da questo punto di vista, nel senso che. Se volete delle proposte di persone che magari possono essere idonee in questo ruolo, possono essere considerate. Flavio l'ha fatto il provocatore, forse li mandare anche per lo scuola che sta facendo per lo sapere. Ma sono Flavio. No, una cosa invece, ma è solo un appunto dove praticamente l'articolo 6, no? Articolo 6, comma 6, dove si dice le decisioni adottate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla fine l'ultima terza riga dice che gli informa gli assessori interessati per le opportune valutazioni, eventuali valutazioni, no? Insomma, esatto, inserire eventuali al posto di opportuni. Basta che insomma il nostro voto molto sul momento non vorrei dire. Sì, senza ripetere quello che ha detto anche Emanuele, effettivamente anche noi non abbiamo visto la data nella mozione, quella di Moreschi, non per difendere ovviamente perché sa farlo comunque autonomamente, però in effetti un anno per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che riteniamo che noi sia una cosa assolutamente meritevole, qualcosa che può dare comunque un buon contributo, però siano effettivamente tanti. Dico questo perché se un anno è il tempo per arrivare a una soluzione su un punto come questo, i veri punti un attimo più corposi come possono essere fatte e quant'altro, dovremmo per la stessa logica portarli quasi a fine mandato, proprio per opportune proporzioni. Quello che ci sentiamo di dire è un programma sicuramente buono, posso dire anche fatto bene, rispetto alla versione comunque della mozione di Moreschi, al di là che dopo non vada a essere trattata, forse anche il coinvolgimento delle scuole elementari di quegli ultimi anni, quindi il quarto e il quinto anno, se ho letto bene, poteva essere comunque. No, io dicevo che il quarto. Quarto e quinto anno. Quarto e quinto anno. Ma quasi quinto invece. Sì, poteva essere comunque anche quello secondo me da valutare, nel senso che ormai bambini da 8-9 anni comunque che fanno più o meno quelle classi hanno un grado dal punto di vista di lingua informatica o quant'altro che non è sicuramente lo stesso che potevano avere magari 20-30 anni fa. Comunque la vostra scelta è stata questa del quinto anno e accettiamo comunque va bene anche così. Le deleghe volevo dire sono abbastanza importanti quelle che vengono date. Ho letto nei vari punti che ci sarà la possibilità eventualmente di portare in Consiglio Comunale quello nostro, diciamo, dei punti sviscerati o comunque portati all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Ragazzi. E riguardando ancora le deleghe, penso che ci sarà un ottimo lavoro da parte di chi effettivamente verrà eletto, di chi collaborerà comunque alla riuscita di questo progetto. Perché tante deleghe fra quelle trattate qui, la vostra amministrazione non ha pensato neanche di dare degli assessorati specifici. Dico soprattutto guardando il punto A, che è ambiente ed ecologia, se consideriamo dall'inizio mandato vostro quante volte sono nati comunque degli argomenti che possono ricadere su queste due tematiche, sia da parte vostra comunque come proposte, sia da parte di interrogazioni o di mozioni da parte delle minoranze, forse ci chiediamo, e non lo dico questa sera perché manca poco, perché lo diciamo penso del primo Consiglio Comunale come gruppo, che magari un assessorato specifico dedicato all'ecologia sarebbe probabilmente valso di più o quantomeno avrebbe avuto più giustificazione di un assessorato limitato comunque all'organizzazione di eventi o come quello delle feste. Ripeto, non lo dico perché manca Polo, perché ce lo siamo raccontati tante volte. Mi auguro quindi che tutte le sollecitazioni che verranno portate avanti da parte di questi ragazzi possano avere ampia discussione e comunque anche ampio spazio sia nei consigli comunali nostri sia all'interno delle decisioni che andrete a prendere come giunta,
perché, ripeto ancora, parlare di ambiente, parlare di ecologia, ma soprattutto di altri temi molto importanti come possono essere l'assistenza ai giovani, anziani e alle persone diversamente abili, temi come quelli dell'assistenza ai giovani che dovrebbe comunque rientrare in un discorso più ampio anche di politiche giovanili, dove nonostante le sollecitazioni che chiediamo di volta in volta anche come minoranze, non abbiamo ancora visto effettivamente cosa abbia prodotto la delega comunque specifica. Speriamo che prima o poi arrivi il Consiglio Comunale anche una relazione definitiva magari di questi primi quasi due anni di vostra legislatura, in modo tale da capire cosa effettivamente abbia partorito. Speriamo anche che, visto che anche sotto un risvolto sociale molto spesso ci ritroviamo, come anche il Consiglio Comunale scorso, a portare all'attenzione dei temi, perché effettivamente non li vediamo nascere da parte dell'assessorato competente, che la sensibilità dimostrata da questi ragazzi possa essere apprezzata e possa trovare anche un risvolto pratico nella realtà di tutti i giorni. Altre cose comunque, sempre per quanto riguarda le deleghe, ce ne sono e non ce ne sono poche: sicurezza stradale e soprattutto anche quella che può essere la manutenzione del nostro patrimonio comunale. Ci siamo raccontati anche qui più volte di come purtroppo i problemi che nascono anche di inciviltà, diciamo, che dopo trovano purtroppo i risvolti che conosciamo, da cartelli di vetri, da muri imbrattati o quant'altro, quello che ci diciamo da tempo. Speriamo che anche il fatto di responsabilizzare sia i diretti interessati, che comunque faranno parte di questo consiglio, sia gli altri ragazzi con i quali comunque avranno modo di parlarne, possa far sì che di volta in volta questi casi comunque che vediamo di incuria nei confronti del patrimonio del comune di Novara possano diminuire, e questi ragazzini comunque possono fare anche quel lavoro di sensibilizzazione. Era nato il famoso discorso del decoro urbano, speriamo che anche loro, tramite la loro viva voce, possano essere di sollecitazione al Consiglio Comunale, diciamo questo degli adulti, in modo tale anche da, non dico da fare la spia, ma se si conoscono casi, soprattutto responsabili, che possa essere anche messa a diretta conoscenza all'amministrazione. Voto quindi favorevole, come diceva il nome. Buonasera, allora accolgo favorevolmente la proposta di istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e come già discusso del resto nella conferenza dei capigruppo, visto che si è cercato di dare una certa disciplina alle modalità di svolgimento, non è retorica dire che in un momento in cui la scuola per prima ha abolito l'insegnamento dell'educazione civica dalle materie di insegnamento, nel momento in cui stiamo vivendo una crisi generale dei rapporti fra cittadini e istituzioni, nel momento in cui si cerchi da parte passi di eliminare quella che è il rapporto fondamentale e fiduciario tra le istituzioni e la cittadinanza, ritengo che sia quanto mai opportuno cercare di avvicinare uomini dei due anni, i nostri giovani di oggi, i nostri ragazzi di oggi, alle istituzioni, anche con formule come quella che viene questa sera proposta, che è quella del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nella speranza che non diventi un mero esercizio di funzioni che dovrebbero soltanto indirizzarle a far capire come funziona il Consiglio Comunale, ma che possa diventare un momento di proposizione fattiva di quelle che sono anche le esigenze, le istanze che questi ragazzi, che i nostri ragazzi, scuola di Nogara e scuola di Sorgà, portano avanti nei loro rispettivi contesti e nelle loro rispettive famiglie. La cosa importante anche perché mette in collaborazione la sinergia di due importanti istituzioni comune, la scuola, la persona dirigente insegnanti che svolgono la funzione docente, e soprattutto perché permette di poter dar voce ai ragazzi, a quelle che sono loro esigenze, che sono correlate probabilmente non soltanto al mondo dell'educazione, ma al loro vivere nel loro comprensorio. Il fatto che questo collegamento tra scuola e comune venga esplicitato con iniziative come Consiglio Comunale dei Ragazzi, di per sé, ribadisco, iniziativa lodevole, dovrebbe però trovare
maggior continuità e soprattutto maggior riscontro anche al di là di iniziative come quelle che vengono portate in discussione questa sera, soprattutto laddove arrivano segnalazioni dalla scuola di esigenze di natura pratica che bisogna risolvere in maniera tempestiva. E qui mi riferisco in particolar modo al fatto che è stato più volte lamentato anche da rappresentanti di classe in questi giorni che le aule scolastiche, soprattutto delle elementari, sono fredde, temperatura media di 17 gradi, che al nido sono rimasti senza riscaldamento fino alle 10:30-11 del mattino qualche giorno fa, che ci sono altre esigenze di natura pratica, manutentiva ed immediata che devono trovare risoluzione da parte dell'amministrazione. Se no rischiamo di fare dei bei castelli su esercizi lodevoli come Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma poi i nostri ragazzi li lasciamo al freddo, il che diventa quantomeno contraddittorio e per non dire anche patetico. Quindi sollecito l'amministrazione comunale a portare avanti iniziative di questo tipo, ma anche di attivarsi attivamente per porre rimedio ai problemi che vengono segnalati e soprattutto di far sì che la scuola non diventi soltanto il contenitore dove vengono svolte, ribadisco, delle attività di docenza, di insegnamento, di apprendimento, ma che diventi anche un momento, un luogo in cui l'amministrazione comunale si confronta direttamente con il personale lì presente per cercare di raccogliere le esigenze che da lì nascono. Quindi fondamentalmente io voterò a favore di questa delibera. Mi auguro che l'esperienza che si andrà a instaurare non diventi, e l'ho già detto questo e lo ribadisco, non diventi un luogo di disputa politica, nel senso dove le amministrazioni devono far vedere che fanno bene e in qualche modo i ragazzi si sentano limitati a poter esprimere le loro opinioni, e dove ci sia un confronto aperto e chiaro su quelle che sono le esigenze che nasceranno da questo Consiglio dei Ragazzi, per i quali le amministrazioni comunali, con ogni grado nel suo campo, ciascuno per la propria competenza, secondo me si dovranno fare carico delle loro esigenze. Grazie. Come si fa a essere contro il Consiglio Comunale dei Ragazzi? No? Non si può essere contro il Consiglio Comunale dei Ragazzi, anche perché noi l'abbiamo proposto, quindi non possiamo essere contro. Però all'articolo 4 c'è una cosa che hanno già sollevato i miei colleghi di minoranza, che mi ha lasciato perplesso, anzi mi lascia tuttora perplesso. L'articolo 4 ha, c'è scritto, almeno numero 1 facilitatore designato dall'amministrazione. Cosa deve facilitare questo facilitatore? Cosa deve fare questo articolo? Non si capisce, quando c'è bene esplicitato. Ho capito, non c'è bene esplicitato che cosa fa, che cosa non fa, quali sono i suoi compiti. Non è che vorrei che fosse una figura messa dall'amministrazione per evitare che vengano portati i temi, magari un po', vuol dire, non consoni o comunque non in linea con le idee dell'amministrazione. No, certo, lo so. E Grillo ti aveva già cacciato. No, lo so. Anzi, non ti vuole nemmeno. Credo. E quindi vorremmo insomma capire cosa serve questo facilitatore, perché sembra quasi che sia messo lì appunto per vigilare che non si tocchino temi magari un po', cioè temi che non vanno bene magari per l'amministrazione in carica. Detto questo, aspetto la risposta, vediamo. Dietro l'intervento, certo. Ah, il mio voto è di astensione, non tanto per, cioè, non lo so, facilitatore, portate il vostro, il mio lo compro da 11 mesi, cioè, vabbè. Basta leggere il regolamento, l'articolo 6, comma 3, c'è scritto: il Consiglio dei Comunali dei Ragazzi si riunisce periodicamente all'anno scolastico nel numero di direzione stabilita al collegio docenti della scuola ed è validamente costituito con la metà più uno dei componenti. Alle riunioni di consiglio dovrà essere presente il docente designato dall'autorità scolastica e potrà, quindi non è obbligatorio, potrà
essere richiesta, quindi dalla scuola, la presenza del facilitatore, se la richiede la scuola, può anche essere non esserci, designato dall'amministrazione comunale, entrambi con i seguenti compiti: guidare le note riassuntive relative agli argomenti trattati nel corso della seduta, svolgere